Ciao a tutti i lettori, io sono Elena e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi giriamo il wrap up dedicato ai mesi di ottobre e di novembre, quindi vi dirò qualcosina degli ultimi libri che ho avuto modo di leggere nel corso di questi mesi. Di alcuni di questi libri vi ho già parlato in altri video qui sul canale e che magari vi lascio anche qui sotto nell'info box, per cui oggi di questi libri vi dirò giusto qualcosina per farvi capire insomma più o meno il mio parere a riguardo, invece per poi concentrarmi su altro di cui magari non vi ho ancora parlato per bene. Primo libro letto ad ottobre è stato Il principe crudele di Holly Black, un fantasy young adult chiacchieratissimo. Pur avendo riscontrato una serie di difetti nel libro, che insomma è un po' impossibile ignorare, io ho apprezzato molto questo romanzo, soprattutto per l'ambientazione. Il libro infatti è ambientato in un mondo delle fate veramente vivace e ricco. Ho trovato il lavoro della Black da questo punto di vista veramente ben riuscito. Si vede che comunque ha a che fare con un materiale di folklore che conosce bene e mi è piaciuto il modo in cui è stata capace di presentarcelo. Come saprete poi se mi seguite su Instagram o se magari avete visto gli ultimi video usciti qui sul canale, a ottobre è cominciato anche un mese di miti, cioè un'iniziativa che ho creato per poter leggere retelling mitologici per ben 31 giorni. È il primo di questi romanzi che ho letto, è stato Medea di Krista Wolfe. Krista Wolfe ha fatto veramente un'opera rivoluzionaria perché è partita dalla tragedia di Euripide dedicata appunto a Medea, la maga della Colchide, sposa di Giasone e nonché assassina dei suoi stessi figli, e ha scardinato completamente questo mito che noi già conoscevamo, regalandoci da un lato una trama veramente interessante, enigmatica, e dall'altra parte uno spaccato della mente di personaggi veramente ben approfonditi. Ovviamente abbiamo Medea prima su tutti, che giganteggia su tutti i personaggi, una figura titanica, meravigliosa, ma d'altra parte abbiamo anche tanti altri personaggi. Giasone, l'eroe greco, o anche Glauce, la principessa di Corinto, per cui Giasone lascia Medea, e tanti altri, anche questi approfonditi in maniera impeccabile, anche perché lo stile di Krista Wolfe è qualcosa di sublime. Seguendo un po' un flusso di coscienza, riesce a regalare veramente tanta profondità. Sempre per restare un pochettino su questa linea di protagoniste femminili del mito che raccontano la loro versione dei fatti, a ottobre ho letto anche La torcia di Marion Zimmer Bradley, cioè questa rielaborazione dell'Iliade dal punto di vista di Cassandra. Io su questo romanzo avevo delle aspettative altissime perché io amo Marion Zimmer Bradley, tuttavia sono rimasta veramente molto delusa da questo libro e vi ho raccontato veramente tutti i motivi della mia indignazione nel video che trovate qui sotto, la seconda parte di Un mese di miti. Pur avendo riscontrato degli elementi di originalità abbastanza interessanti in questo retelling, ci sono state troppe cose che mi hanno fatto storcere il naso, veramente troppe, e soprattutto il modo in cui l'autrice ha trattato i personaggi femminili della storia, che come sapete è un argomento che a me sta molto a cuore. Non faccio altro che raccontarvi di quanto sia importante per me leggere di protagoniste femminili realistiche. Perché Marion? Perché mi hai deluso? Per concludere poi il mio mese di miti, ho letto anche Circe di Madeline Miller, un vero capolavoro che ovviamente è la rielaborazione di una serie di miti dal punto di vista di Circe. Circe è fin troppo a lungo considerata soltanto una figura negativa, perché comunque si tratta di una donna che esercita il suo potere senza rispondere a nessuno del suo operato, la maga che trasforma gli uomini in maiali. Finalmente in questo romanzo acquista centralità
non è più soltanto una delle varie disavventure di Ulisse, ma finalmente prende il sopravvento e racconta la sua versione dei fatti. Di questo libro ho apprezzato tantissimo la caratterizzazione di Circe, che è una vera protagonista femminista, e anche lo stile di Madeline Miller, che secondo me non risulta mai pesante, tuttavia si tratta comunque di uno stile molto elaborato, molto ricco, che ha tanto da offrire. A novembre poi ho avuto anche modo di recuperare alcune delle novelle dell'ultima raccolta di racconti di Cassandra Clare, quindi l'ultima raccolta di racconti dedicata al mondo di Shadowhunters, Fantasmi del mercato delle ombre. Io ho apprezzato pochissime novelle di quelle che ho letto, perché sono state effettivamente quelle novelle che hanno aggiunto qualcosa di cui noi appassionati della serie avevamo bisogno, e infatti sono quelle dedicate ai personaggi di The Last Hours, cioè una saga ambientata nei primi del Novecento, sempre nel mondo degli Shadowhunters, che però è ancora inedita, non è ancora uscita. Tutte le altre novelle in realtà mi hanno abbastanza annoiato, cioè non le ho trovate minimamente utili. In generale io non sono una grande fan delle novelle, sono sempre dell'idea che se qualcosa non è stata inserita nel romanzo è perché poi alla fine quel romanzo non ne aveva bisogno, quindi mi sembrano sempre un po' carne aggiunta. E però mi è capitato anche di apprezzare dei brevi racconti che vanno a completare dei romanzi. Secondo me non è assolutamente il caso di Fantasmi del mercato delle ombre. Cioè, sono arrivata al punto in cui non voglio più sentir parlare di Will, Gem e Tessa, che sono i protagonisti della mia saga preferita degli Shadowhunters, la saga delle origini, perché veramente ho la sensazione che la Clare non faccia altro che propinarceli in ogni occasione possibile, giusto per fare presa su tutte quelle emozioni nostalgiche che comunque noi lettori che abbiamo amato quella saga proviamo. E questo tipo di macchinazioni non mi piacciono per niente. Infine, la mia grandissima gioia di novembre, di cui io vi ho già accennato qualcosina su Instagram perché l'entusiasmo era troppo appena ho finito il libro. Si tratta dei Figli del Tempo di Adrian Tchaikovsky. Io spero vivamente di aver pronunciato bene il cognome di quest'autore. Questo è un romanzo di fantascienza, che è un genere che io frequento raramente, però mi piace molto, e devo dire che questo libro mi ha coinvolto veramente veramente tanto. Per cui ringrazio Fanucci Editore per avermi fornito gentilmente questa copia. Questo libro a un primo impatto può sembrare proprio il classicone di fantascienza, perché abbiamo la razza umana sopravvissuta a un disastro nucleare, abbiamo delle forme di vita aliene, ma aliene nel senso proprio di altre, che hanno dei meccanismi mentali proprio diversi da quelli di noi esseri umani, è un pianeta su cui ci si deve scontrare. Solo che questo libro è tutt'altro che banale, ho già sentito, è veramente molto originale e mi ha conquistato veramente dall'incipit. In particolar modo proprio la struttura del romanzo io trovo che sia molto originale e interessante, perché abbiamo l'alternanza di una serie di capitoli. Alcuni sono dedicati agli esseri umani, quindi comunque sono delle voci familiari a cui noi siamo abituati, con cui è anche facile immedesimarsi, e poi dei capitoli dedicati a queste forme di vita aliene, che sono sostanzialmente dei ragni con un intelletto incredibilmente sviluppato, una sensibilità abbastanza simile alla nostra. E questo elemento è anche abbastanza straniante all'inizio, quando si comincia a leggere il romanzo, quasi disturbante, perché per il lettore è facile trovare dei punti di contatto con questi personaggi, con questi ragnoni, che però noi dovremmo sentire come distanti, dovremmo percepire come altri, visto che sono i nemici della razza umana a tutti gli effetti. E invece Tchaikovsky ha pensato questo bel trabocchetto enigmatico per le nostre menti di lettori, per cui per tutto il romanzo
ci si sente sempre attirati, affascinati da entrambe le parti e non si riesce mai a scegliere per chi tifare. Qualsiasi altra cosa sulla trama sarebbe spoiler, quindi non vi posso dire niente perché il mio desiderio è che tutti voi leggiate I figli del tempo. Però vi posso dire ancora qualcosina, cioè che lo stile del romanzo è abbastanza impegnativo. Quindi se magari all'inizio trovate un pochettino di difficoltà ad entrare in sintonia con il modo di raccontare di Tchaikovsky, continuate, fatevi forza, perché dopo che ci avete fatto un pochettino l'abitudine diventa spaziale. Il libro intrattiene veramente tanto, ci sono molte scene d'azione scritte in maniera molto sapiente, tuttavia non rinuncia per nulla alla caratterizzazione dei personaggi, sia gli umani ma anche i ranni vi sorprenderanno. Ma soprattutto questo romanzo custodisce un valore fondamentale a cui io tengo tantissimo e di cui mi piace leggere nei romanzi, sia nella narrativa generale sia nei romanzi di genere, che è il concetto di empatia. Questo valore, se solo lo riscoprissimo tutti, secondo me risolverebbe buona parte dei problemi del mondo, e secondo me Adrian Tchaikovsky mostra veramente una via interessante e che tutti noi dovremmo adottare, anche se non abbiamo proprio a che fare con dei ranni giganteschi con un intelletto superiore. Bene lettori, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Io come sempre vi aspetto nei commenti, perché per me è importantissimo conoscere i vostri pareri. Voglio sapere sia se avete letto qualcuno di questi libri, se avete intenzione di farlo, e raccontatemi anche quali sono gli ultimi titoli che invece voi avete letto in questi ultimi 2 mesi. Se poi volete continuare le nostre conversazioni in altri angolini del web, vi ricordo che qui sotto nell'info box trovate tutti i miei link social, Facebook, Instagram e così via, e vi ricordo anche che io sono affiliata a Amazon, per cui qui sotto trovate sia i link d'acquisto dei libri di cui vi ho parlato oggi, nel caso in cui voleste acquistarli, ma anche il mio link di affiliazione a Amazon, per cui se farete un qualsivoglia acquisto utilizzando quel link io otterrò una piccola commissione sui vostri acquisti, che però per voi non comporterà nessun costo aggiuntivo, ma che a me aiuterà ad alimentare il canale e il blog. Se poi volete continuare a sostenermi, vi ricordo di lasciare un mi piace a questo video se l'avete apprezzato e di iscrivervi al canale e di attivare la campanella qui sotto per restare sempre aggiornati sui miei prossimi video. Per ora questo è tutto, ciao!